Salirai, il nuovo singolo di Gemello, c'è il featuring di Car Brave alle 16:03 minuti su Radio Z, Generazione Z, in collegamento Zoom c'è lui, Gemello. Ciao belli. Ciao, ben trovato. Sotto il sole di Roma, de Roma. Sì, sto in giro per la città, scusate, infatti non sto a casa, ma sto facendo dei giretti. Bene, come stai, Gemello? Un bel periodo questo, l'uscita di Quiete, il tuo nuovo album, con insomma la voglia di metterti in gioco, anche più cantato rispetto agli altri. È un bel lavoro, ecco, da questo punto di vista, vero, Gemello? Grazie. Sì, sono molto contento, soddisfatto. Non vedo l'ora che ci fanno cantare dal vivo, così poi lo portiamo pure live e via, dai. Vabbè, guarda, l'assist ce l'hai dato tu e quindi ti chiediamo, per il live hai già in mente qualcosa? Di solito lo facciamo alla fine, oggi apriamo così. Esatto, no, guarda, sì, sicuramente dopo aprile così stiamo organizzando qualcosa. Spero, insomma, prima di maggio, comunque sì, facciamo piano piano tutti quanti un piccolo tour, tra cui ci sarò pure io, e poi vi aggiornerò appena ho certezza delle date, cioè. Ecco, infatti, senti, sei d'accordo? Partiamo da Risalirai, dai, che noi ascoltiamo già da un po' qui su Radio Z. Il testo nasce da un'esigenza di voler mettere in risalto poi questa parola che comunque negli ultimi tempi è sempre più utilizzata, dato i periodi, lasciamo stare la pandemia, ma i periodi sempre più difficili che viviamo. Sei voluto partire un po' da questo spunto, Gemello? Sì, guarda, sinceramente pure l'album che si chiama La Quiete, tutti mi hanno fatto le domande dicendomi insomma La Quiete, dopo la tempesta, sempre insomma, c'entrava sempre un po' il periodo di pandemia. Sicuramente c'entra, ma poi di base il pezzo è nato pure con altre esigenze, altre cose, tra cui pure un po' tipo, sempre con la canzone parla un po' di risalirai, nel senso non mollare, siamo tutti sulla stessa barca. Qualunque insomma lavoro, qualunque cosa fa, qualunque periodo stai affrontando, e chiudiamo gli occhi e dai, e teniamo se stretti, e una cosa del genere. Perché Carlo Coraggio? Esatto, capito? Che combo. Esatto. Carlo Coraggio perché Carletto, io sto pezzo l'ho iniziato a registrare al Circeo, quando abbiamo affittato la casa là sul mare per registrare il disco, una casa stupenda, okay, con il faro davanti, una cosa da piagni solo a pensarci. E quando torno da Roma lo diciamo tra poco. Sì, Gemello, facciamo una cosa, entriamo già, perché abbiamo voglia di assaporarlo questo album Le Aquete, e facciamo ascoltare anche gli ascoltatori Flashback, che è proprio una traccia contenuta nell'album. Gemello qui su Radio Z. Flashback, Gemello, dal nuovo album Le Aquete, qui su Radio Z, Generazione Z, c'è Gemello in collegamento Zoom. Allora, ripartiamo dalla bella collaborazione con Car Brave. Gemello, ci stavi raccontando come è nata, perché hai pensato a lui e poi perché proprio nel testo Risalirai, ecco. Allora, praticamente vi stavo dicendo che il pezzo l'ho iniziato con Sine, la base, al Circeo, dove abbiamo affittato questa casa per registrare il disco, dove poi è nato il cuore dell'album. È tornato a Roma, visto che Sine, Car Brave e Gengis hanno uno studio insieme, Carletto è venuto a bussare la porta per salutarci, ha sentito che io stavo registrando su quel pezzo e ha fatto cioè si è imbucato lui, capito? Ha detto voglio starci pure io qua dentro, mi piace il ritornello. Non ha sofferto per non toccare i tasti alla produzione, cioè non ha discusso con Sine, sai che Carl è sempre patito, certo, della prod. Me, io come lo lasciavo un attimo, andavo in bagno, tornavo, ci aveva messo già tre trombette. Hai visto? È bello perché le trombette tra l'altro fanno parte del suono, certo, di Car Brave. Certo. E poi 15-16 take di voci, una alta. Certo. Cosa gli hai detto tu? Gli hai dato l'ok o no? No, perché non ne sento tante di trombette in Risalirai. No, ci stanno delle, ha fatto delle moine con la voce. Ah, ok. Si diverte. No, Carletto, però con me c'ha lascia passare, c'ha il passaporto, Carlo è un grande, lo conosciamo ed è venuto spesso e volentieri a trovarci in collettivo Z. Senti, ti volevo chiedere, perché prima hai accennato il fatto che avete preso una casa sul mare, mi viene da piangere, ci spieghi? Praticamente a settembre, per concludere il disco, siamo andati con la strumentazione, io e si è venuto Mixer T, Jimmy Tides, un po' di amici, tutti quanti, siamo andati in questa casa stupenda davanti al mare con il faro, lì al Circeo, e abbiamo registrato per una settimana il disco senza distrazioni, insomma, come si fa adesso, uno prende una casa, campagna, o dove pare, va a registrare adesso, lì. Adesso va di moda questa sbaglio? Sì, sì. Va di moda anche perché di base è una specie di full immersion, e più una semi vacanza, semi
semi-relax, e anche perché uno può lavorare quanto gli pare tutto il giorno, tutta la notte, e si prende veramente una settimana di full immersion. Ma sì, ma tutto viene meglio, anche lontano dalle distrazioni, poi magari lasciando stare un po' i social, insomma, sei lì per fare quello e ti dedichi esclusivamente a quello, no, in realtà. E poi tra poco parlerei anche di delle altre tracce che compongono La Quiete, con i tanti amici e colleghi appunto di Gemello che conosce ormai da una vita, parlo anche di Gazzelle, poi c'è Mostro, insomma, poi Sine l'abbiamo nominato, ma il DJ Gengis aveva collaborato anche appunto insieme a, di nuovo, a Car Brave e Gemello con un'altra brasca che ci ha fatto tanto impazzire due estati fa. E noi la ritroviamo alle 16:11 qui su Radio Z, DJ Gengis, Car Brave, Gemello, un'altra brasca. Le trombette, signori, le trombette, eccole, ci mancavano, vedi. Un'altra brasca di DJ Gengis, Car Brave, Gemello, alle 16:14 qui su Radio Z. Allora, Gemello, c'è un pezzo che ci è piaciuto tanto tra i tanti, naturalmente, di La Quiete, il tuo nuovo album, quello con Coez e Gemitez, che si chiama Un pezzo di universo. Come hai fatto, come in realtà sei riuscito a metterli insieme, anche poi nella realizzazione del testo? Allora, sarò breve perché questa è una storia tipo da 8 episodi. Immagino. Allora, Neffa, già dico Neffa, quindi un minuto di silenzio, no, scherzo. Neffa ci ha dato la base a Silvano, a Coez ci ha dato la base e Coez ha detto: questa è perfetta per te, perché non la usiamo insieme per il tuo disco, eccetera. E quindi poi ci abbiamo messo in mezzo Davide, e Neffa già aveva scritto ritornello come autore e l'ha ricantato Coez, e ognuno ha fatto una strofa, perché noi siamo, insomma, tutti debitori da Neffa per il suo passato, per noi è la storia ed è un pezzo di cuore, e quindi da un pezzo di cuore è diventato un pezzo universo. Abbiamo fatto questa traccia, sono molto legato, che è stato il primo singolo che è uscito del disco, con appunto la base e il ritornello scritto da Neffa e sistemato da Sine, ovviamente, un po', e ognuno ha scritto la sua strofa. E, come vecchi tempi, invece che andare a studio, registrare, certo, scrivere insieme, là è stato che ognuno, tra virgolette, in cameretta, ormai che non è più cameretta, ognuno a casa sua ha scritto la strofa, e poi ci siamo ritrovati, quasi che abbiamo scritto tutti sullo stesso mood, e quindi è anche diventato... il video molto intenso. Dove eravate? Come è stato ricreato? Dico, il video lo dico, faccio un props a mio fratello gemello Lorenzo, l'ha girato, ecco. Peraltro anche quello di Flashback. E il video l'abbiamo fatto a Cinecittà World, che è un posto così. Dovrei stare, giri un angolo, stai tipo, c'era una volta in America e giri un altro, esatto, angolo. Esatto, bello, bella ambientazione. È proprio quello l'intento. Senti, ascoltando l'album, e abbiamo parlato di diverse tracce in questo quarto d'ora, è molto variegato anche a livello di suoni e di sonorità. Era questo l'intento oppure vi siete ritrovati così? Sì, no, l'intento era semplicemente, poi alla fine, essendo rimasti un po' circoncisi a Roma, rimasti un po' circoscritti qua a Roma, perché chiaramente c'è stava la restrizione, le cose, quindi io ho preso sta barchetta e ho girato per Roma, e tutta la gente che ho beccato in giro, anche uscendo, divertendoci, poi sono andato a studio loro, tipo Ketama, questi qua, e mi hanno fatto sentire le loro basi, le loro cose, abbiamo scritto insieme, e poi alla fine è diventato un po' una specie di best of di periodo, quindi il disco è stato concepito piano piano. È stato un work in progress, si è concepito da solo, è tipo Tra poco Gemello ancora con noi, adesso torniamo però al 2018 con Gue e Fra Quintale e la loro 2% qui su Radio Z, Generazione Z. Allora Gemello, mi piace anche pensare in realtà come sei riuscito a unire la Generazione Z nell'album, perché c'è S.O., c'è Mostro, ma c'è anche il giovane Holden che noi ascoltiamo da tempo e lo conosciamo abbastanza bene. Sono nate le collaborazioni? Come le hai conosciuti? Allora, Holden, già ci avevo fatto un pezzo per il suo disco, Prologo, e l'ho conosciuto tramite Marco Leonetti, che seguiva Coez, eccetera, ed è stata una grande scoperta, mi è piaciuto un sacco subito, sia la sua bravura nei beat, pure di flow, eccetera, molto molto salsa fare lui, tante cose, molto virtuoso, mi è piaciuto subito, ci siamo trovati, abbiamo fatto questo pezzo insieme che molto mi piace molto, quel pezzo nel disco, poi sta bello lontano nel disco, quindi poi riapre un po', certo. Riapre un po' l'abisso del disco, e invece Matteino S.O.
ci giocavo con la League of Legends, che è un giochetto infernale su PC. e tramite Sine e tramite comunque il buon Caucci, che lo segue di Bombadischi, e alla fine abbiamo fatto quel pezzo insieme, prodotto da lui peraltro, come quello di Holden. Ognuno ha prodotto le sue cose. Come dicevo a varie interviste, è stato figo questo disco, perché è come se io andavo a casa loro, a studio loro, facevo sentire quello che avevano e poi insieme facevamo il pezzo, ma su magari produzioni loro. Quindi è come se io vengo a casa vostra, certo, da piccoli, certo, e gioco i vostri giocattoli. No, è bello aver raggruppato le generazioni, cioè da Ketama 126, appunto S.O., anche a Mostro, in realtà gli amici Car Brave e Gazzelle anche nel ritornello di una traccia. Gazzelle è stato, Flavio, è stato incredibile, perché c'avevo questo pezzo che è prodotto da Altar Boy e mi mancava il ritornello e niente, lui l'ha scritto così in 10 minuti, guardando Flavio, fuori la pioggia. Ma lui è Flavio, no, ma parte, si Flavio, sente, Flavio, si sente. Flavio come Coetz e loro, i ritornelli che si mangiano. Sì. Però per me è stato... Poi chiaramente ho dovuto ricantare io certi, quindi immagina. Quindi per me è stato pure una specie di master in musica e ci siamo andare a avere in generale, ed è stato un privilegio per lavorare con, beh, con ma loro. E con S.O. giocavi a League of Legends e con Flavio invece a cosa giocavi? Giocavo, io lì facevo un puzzle a casa sua e giocavo con il suo cane. Ah, con il cane. Bruschettino. Allora, Gemello, stai pronto? Anzi, io ti consiglierei di sederti, perché tra poco è il momento clou cruciale della nostra intervista. Ti abbiamo preparato un game che riguarda il mondo dell'arte, essendo tu anche un bravo e stimato pittore, grazie, artista. Tra poco S.O. Arianna S.O., che è anche naturalmente all'interno della Quiete, il nuovo album di Gemello, che è qui con noi su Radio Z Generazione Z. Caro Gemello, hey. It's time to play a game che si chiama Monet o Manet. La differenza è sempre difficile da capire, dato che conosci l'arte. Vediamo un po' quanto conosci in realtà questi due artisti. Prima domanda: sei pronto, Gemello? Sei carico? Allora, sapevo che mi mettevate in mezzo. Ecco, vai. Ma tanto neanche noi le sappiamo. Quale dei due artisti si chiamava Edward? Manet. Bravo. Edward Manet, l'altro era Claude Monet. Chi dipingeva, caro Gemello, montagne e paesaggi all'aperto? Paesaggi all'aperto, era sempre la Monet. Monet. Era sempre, si è inventato il quadro. Bravo. Beh, due le azzeccate finora. Bravissimo. Chi nel 1968 si gettò nella Senna tentando invano di togliersi la vita, Monet o Manet? Credo Manet. No, Monet, perché Monet era già andato. Attenzione, quale dei due artisti si risposò dopo la morte della prima moglie? Testo gossip, ne vero 2000. Aspetta, a sto punto è Manet adesso, non può essere. No, non è Manet. Comunque arriviamo alla fine che ci confondiamo tra Monet e Manet. Andiamo avanti. La sua pittura era su tela Olimpia. Chi è? Manet o Monet? Era su tela Olimpia, la tela detta Olimpia. Aspetta che sta passando un treno. Tela Olimpia, la conosci? Ti è nuova, sì. Ti suona? È Manet. Bravo. Vedi che lui, quando vai nel dettaglio, le cose le sa. Secondo me, il gossip non lo sa. Secondo me qualcuno li sta suggerendo lì di fianco. No, è che da solo. È una strada come i matti. Chi dei due, caro Gemello, ha dipinto scene di guerra che irritarono parecchio il governo? Bravo. Mazza, però le sai, sei super preparato. Hola. Andiamo, che abbiamo le ultime tre. Un suo dipinto è stato venduto nel 2000 per 20 milioni di euro. Manet o Monet? Monet. No, è sempre Manet, questo mannaggia, questo pittore qua, è sempre lui. Chi abolì la plasticità dei volumi, Manet o Monet? Dai, plasticità dei volumi. Spara. Non lo so, ma la tiro questa, dico Manet. Bravo, l'hai tirata giusta. L'ultima: a chi appartiene l'opera La Gazza, Manet o Monet? Spara. La Gazza è di Manet. Di Monet.
Peccato. Però bravo, perché però bravo, la maggior sì. parte le azzeccate, quindi complimenti, non erano facili. Potevi anche rispondere Car Brave, che tanto per noi era uguale alla fine. È vero, perché noi non le sapevamo. Rimani con noi, a tra poco. Bella, raga. Radio Z, generazione futuro. Chimica di Tonella Piaga Rettore, 16:34 nel nostro collettivo Z. Brano uno tra i preferiti, diciamo, di questo Sanremo di Gemello. E così, ti è piaciuto tanto Gemello? Eccomi, sì, a voglia, spacca, è da morire. Poi peraltro la vocal coach di lei, che saluto, è Marta Gerbi. Ok. È la stessa che un po' mi ha, diciamo, raddrizzato un po' le forcelle a me della voce. Ah, ecco, 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 vedi. Senti, caro Gemello, allora, dai, prima di lasciarci, stiamo un attimo sulla Quiete, il tuo nuovo album. Sono curioso di sapere se c'è, come dire, una traccia che ti ha magari un po' messo anche in difficoltà emotivamente. Sai quelle lì che fai fatica a scrivere, poi ci ripensi, dici, ma avrò detto tutto? No, no, avrei detto tutto, le canzoni per me, poi ogni volta faccio una canzone, per me è tipo chiuso, tipo okay, basta, non posso più fare una canzone, non ci riesco più, cioè, ho finito le parole, le rime, non invece, tipo, sempre non sono come i quadri quando dipingo, le canzoni sono tipo, ogni volta è tipo una specie di storia d'amore che dici, cioè, la so fare, ma poi ogni volta ci ricaschi, no? Una specie di certo. da zero, insomma. E quindi no, sono molto legato a una canzone, quando risento la parte frigno, non dico che piango, però frigno. Ed è la 4, che si chiama Come se niente fosse, appunto quella che dicevo prima, che ritornello mi ha scritto Flavio, e che l'ho scritta, diciamo, lì al Circeo, e che è dedicata a Giulia. E, ah, è bello, e, vedi, che bello. È uno dei pochi che ci dice, sei uno dei pochi, forse l'unico, che ci dice a chi è dedicata, perché noi spesso entriamo nel mettiamo il dito nella piaga, ma non ce la facciamo mai. Perché SEO chiama le canzoni Arianna. Arianna, e tu lo dici. Bravo. Ma sbaglio, c'è anche una Rebecca, visto che stiamo facendo i nomi? Sì, però Rebecca era la tipa di quello di Kindergarten, quindi non è... Ok, però... non c'entra niente. Senti, no, invece, in 20 secondi, qual è la differenza? Yes. Prima ci ha accennato, no? Dipinto, canzoni, perché sono due correnti artistiche. Ci spieghi un attimo com'è, come funziona? Funziona che io ho sempre fatto tutte e due, quindi sono praticamente poi l'attitudine con cui... Cioè, se vedi un quadro mio, una canzone, alla fine... Mi conosci un po', si vede che c'è sempre dentro un po' questo casino, un po' ordinato, questa mia un po' ossessione, questa mania dei dettagli, delle cose. Però di base l'approccio che ho io è, i quadri è molto più, è un po' più automatico, perché non perché sia più forgiato nella cosa, però perché la musica ha più componenti che non dipendono solo da me. Chiaro, e quindi è vero. Comunque tutte e due le cose sono nate tra virgolette belle per me, perché sono nate sempre senza aver bisogno di farle vedere. Abbiamo finito il tempo, grazie, in bocca al lupo per tutto, quando vuoi vienici a trovare, in bocca al lupo Gemello. Per la Quiete. Ciao Gemello, ciao Radio Z, ciao, ciao, ciao.